puntata della nuova stagione di Amico Sport. Questa è la terza stagione della trasmissione e come potete vedere ci saranno tante novità. Infatti la prima novità è che finalmente ci siamo liberati di quei due vecchi presentatori, Marco e Matteo. Se ve li ricordate, ce n'era uno Basso Bassotto e un altro Ciccio Cicciotto. Ecco, e pochi minuti fa ci hanno comunicato che purtroppo quest'anno non riusciranno ad essere presenti in trasmissione. Ed hanno spontaneamente deciso di lasciare a noi il compito di presentatori e hanno lasciato in mano la trasmissione. E credo che questa notizia meriti un buon applauso. Bene, ma visto che ormai siamo dei presentatori con tanta esperienza, non dobbiamo dimenticarci di fare le cose per bene. Giusto, per cui cominciamo come si deve. Regia, via con la sigla! Non lo so, guarda, ho un mal di testa incredibile. Cos'è? Ci siamo trovati legati, imbavagliati nei camerini. Ma chi è stato? Ma noi. Come voi no? Ma non sappiamo niente, guarda. No, noi. Ma non lo so, voi vedete tutta la notte, guarda, ancora in pigiama sto. Cioè, ma veramente, cioè, incredibile. Ma sarà possibile che, no, scusateci, non sappiamo cosa è successo, veramente, eravamo... Io sono anche ancora un po' stordito. Cos'è, prima puntata? Sì, la prima puntata. Siamo nel 2011, quindi siamo alla seconda, quarta stagione. Terza. Brava Cecilia. Lo so, io purtroppo sono un po' sfasato, però loro non mi convincono molto, Marco. Te cosa dici? No, assolutamente. Poi questa appureremo, cosa... sono le telecamere del circuito interno. Addirittura con lo scotch mi sono trovato. Verificheremo cosa è successo. Comunque vabbè, facciamogli un applauso, ma poi verificheremo cosa è successo. Adesso andate là intanto, prego. Marco, lascia fare te, io devo riprendere. Assolutamente, aspetta che levo anche queste cose. Scusate, fate un po' di spazio, grazie. Oh, che fatica. Che sono anche pericolose. Allora, siamo tornati, terza edizione, non quarta, magari. Invece siamo solo la terza edizione di Amico Sport. Quest'anno sarà un'edizione assolutamente ricca e ospiteremo 60 società, verranno in trasmissione circa 1500 bambini, le città di Forlì, Cervia, Cesenatico, Ravenna e Cesena, quindi insomma ce ne sarà per tutti i gusti e per tutti gli sport. Ma andiamo subito a presentare gli ospiti di oggi con i rispettivi sport. Oggi parleremo di calcio e di basket, in un connubio tra il Forlì Calcio e la Fulgor Libertas che ormai va già avanti da un paio d'anni. Questo sodalizio fra basket e calcio andiamo oggi a scoprirlo meglio. E quindi un grande applauso al responsabile del settore giovanile del Forlì Calcio, il signor Raffaele Montalto. Quindi il responsabile della Fulgor Libertas, che poi ha un po' di società, di piccole collaborazioni anche in tutta la città, il dottor Maurizio Berlati. E quindi un ospite che è già il terzo anno consecutivo che così ci onora della sua presenza nella prima puntata. Nella prima puntata, che peraltro era anche ad appannaggio del sindaco di Forlì Cesena, che però è fuori regione per impegni istituzionali, e allora andiamo a presentare il presidente del CONI provinciale di Forlì Cesena, il dottor Luciano Rossi.
quest'anno cambiamo di posto, se lo scorso anno Matteo era a sinistra. Sì, è una stagione di cambiamenti. Esatto. Sì, siamo in una stagione di cambiamenti, grandi Matteo cambiamenti. Matteo era a destra e io a sinistra, adesso però nessun riferimento politico, sia esattamente chiaro, assolutamente. Piuttosto abbiamo un mucchio di gente, anche se vedi nel nostro laboratorio del dirigibile, che oggi oltre che essere laboratorio del dirigibile è anche un po' diciamo così, lo spogliatoio della ciclistica forlivese, perché insieme con i ragazzi del liceo della comunicazione, che dopo presenteremo e spiegheremo perché sono con noi, ci sono i nostri mini presentatori. Allora, come si sta lì? Bene, tutto a posto? Sì, 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 tutto a posto. Cominciate anche a indagare un po' cosa è successo prima, chi è che c'ha. Io voglio approfondire, non la lascio passare lì, sappiatelo. Però vorrei che andaste a cercare un personaggio che dovreste conoscere abbastanza bene, che si chiama Daniele Carloni. Lo vedete lì nel laboratorio per caso? Sì, ecco, è apparso magicamente. Andiamo dal nostro Daniele Carloni, un applauso per il nostro sponsor di questa manifestazione, che è anche il direttore. Sei il direttore sportivo? No, non sei proprio il direttore sportivo, sei quello che tira fuori i soldi. È quello che tira fuori i soldi della ciclistica forlivese. Allora, un altro applauso, perché ce ne fossero, come si suol dire. E oltretutto è anche grazie a lui che c'è questa trasmissione, perché l'idea principale di questa trasmissione è di mettere insieme gli sport, non mi guardare, sto dicendo la verità, è vero, sto dicendo, fidati, è stato lui, è lui che si è inventato di mettere insieme il calcio, il basket, il tennis, l'ippica, c'è il paracadutismo quest'anno ancora? No. Passate il microfono a Daniele, così ci può anche rispondere. Daniele, ancora il paracadutismo? Io mi offro volontario. Bambini che fanno paracadutismo? Ancora non ce ne sono, non si può. L'età credo minima, che non si possa. Quanto dovrebbe essere l'età minima? 18 anni. Daniele, allora ricominciamo, siamo al terzo anno. Infatti volevo fare gli auguri a Marco e Matteo, le due colonne di questa trasmissione. Più lui è colonna di me. Grazie, sempre sottolineare questa cosa. Diciamo vabbè. Una colonna e un capitello. Ecco, una colonna e un capitello. Anche a tutto lo staff, ai cameraman, a tutto lo studio qui di Video Regione che ci ospita tutti questi anni. Quest'anno siamo cresciuti, perché anche con Cesena è un impegno molto molto importante. Saranno 30 trasmissioni, quindi un anno lunghissimo. Grazie, grazie, un applauso ancora per... Perché ribadisco, ce ne fossero di persone come Daniele, Marco? Assolutamente sì. Bene, allora, cosa fate lì nel laboratorio, Massimiliano? Cosa c'è di bello da fare quest'anno nel laboratorio? Allora, quest'anno le cose sono un po' cambiate, non ci sono più i mattoncini. Però voi siete rimasti, sono cambiate, voi siete rimasti, questo non l'ho ancora capito. Vabbè, comunque dopo verificheremo. Ci sono queste foglioline su cui ogni ragazzo dovrà scrivere un impegno. Che però deve essere un impegno concreto, cioè che lo rispetta. Cioè, spiega Cecilia, che Massimiliano, come al solito, dai, si spiega così. Cioè, così. Che dovranno scrivere un pensiero che nel corso dell'anno devono realizzare. Ecco, che comunque è importante che quest'albero fiorisca. E come fa a fiorire, Marco? Spieghiamolo noi, perché secondo me è un po' complessa. Certo, allora, i ragazzi scriveranno, come diceva Massimiliano, come diceva anche Cecilia, scriveranno questo pensiero concreto poi sul fair play che noi abbiamo diciamo inteso in 7 diversi ambiti, quindi a partire da un gesto sportivo. Il fair play poi si può estendere a tutta la sfera della vita del fanciullo. È proprio questa la parte importante, perché loro dovranno pensare, ipotizzare questo gesto che poi diventerà un fatto concreto, e dovranno inviarcelo nella nostra casella di posta elettronica amicosport@alice.it sotto forma di una fotografia, una testimonianza anche da parte del genitore, un piccolo video anche amatoriale. Noi a quel punto prenderemo atto che il gesto di fair play ipotizzato è stato realizzato, e quindi la foglia diventerà un fiore e l'albero fiorirà. Come detto, abbiamo un albero per ogni città, e quindi anche per le città. Quindi vedremo anche qual è la città colori, più, certo. Cosa dici, qual è la città più fiorita? Diciamo, come ti sembra questa idea? L'idea è ottima, qui è sempre una fucina di idee. No, ma riusciremo a farlo fiorire quest'albero forlivese? Sì, io penso di sì, perché già il terreno è buono, c'è un terreno favorevole, fertile. Poi abbiamo due società che del fair play hanno fatto un po' lo stile di... Sì, avete pescato bene per l'inizio, perché abbiamo una società che ha 90 anni e questa ne ha 62, sono sicuro, perché ha gli stessi anni che ho io. Ah, ecco, che siete nati insieme praticamente. E hanno sempre
ha avuto un occhio particolare per il settore giovanile e adesso poi, oltre ad avere squadre di vertice, hanno dei fiorenti settori giovanili e si occupano molto di questo aspetto fondamentale. Poi bene. Ci sono anche delle... Ci sono tanti ambiti in cui si può, diciamo così, praticare il fair play. Quello è un po' il messaggio che abbiamo cominciato a mandare l'anno scorso, che quest'anno stiamo cercando di potenziare, cioè non soltanto il fair play nello sport, ma il fair play come stile di vita. Quindi in realtà l'ambito o gli ambiti in cui si può cercare di applicare il fair play sono tantissimi. Noi ne abbiamo trovati 6 o 7 che poi nel corso della puntata spiegheremo meglio, ma abbiamo anche un amico che adesso vogliamo presentare, che sarà un po', ci accompagnerà un po' per tutto l'anno. È un supereroe, anzi si dice, sono un po' dubbioso, supereroina si dice? Sì, è sì. Un supereroe. Supereroe femmina, sì, diciamo. Supereroe femmina, si chiama Gudiro e adesso andiamo a vedere che cosa ci vuole far capire. La prima parte la vediamo adesso, ma ci sarà un poi. Andiamo a vedere. Lo so, Goody, il microchip del solletico è impazzito. Sono io che sto impazzendo da ridere. Dai, abbi ancora un attimo di pazienza e ti sistemo. Mi sistemi? Sembra una minaccia. Non agitarti, Goody, è un intervento delicato. Il mio nome è Gudiro e ho delle dritte per te. Gudiro, abbiamo un problema. Una coppia si è messa in viaggio con questo freddo senza avere montato pneumatici invernali e ora è nei guai. Dobbiamo intervenire. Questo è un lavoro per Gudiro. Allora ti saluto, ci vediamo dopo. Io intanto schiaccio un pisolino. Ma Gudi, quale pisolino? Devi venire anche tu. Davvero? Ok, allora vengo anch'io. Basta saperlo. Sai che sei proprio simpatica. E ride. Ma non c'è tempo di regolare il microchip del solletico. Ci penseremo più tardi. Va bene, sempre così. Presto, andiamo. Gudiro! Vai, Gudi! Oh! Appena in tempo. Pausa. Cosa succederà? Adesso lo vedremo più avanti nel corso della puntata. Che cosa? Lei intanto, questa eroina, che qualcuno forse l'ha riconosciuta, è stata fatta sulle sembianze di Claudia Gerini, insomma la famosa attrice che ancora non diciamo niente, ma chissà, se non si materializzi qui su Super Hero prima o poi. Chiaro, sarebbe bello, soprattutto per i maschietti, per i babbi. Senza dubbio. Adesso durante la prima pausa. Non andate via perché abbiamo veramente tantissime sorprese per voi quest'anno. Quindi ci vediamo tra un po', grazie.